schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Round and round we go, losing self-control. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il Give Gar to Friend. Eccoci qui con Dark Glitch che mi ha dato una mano a registrare il video, grazie Dark. E partiamo subito col video. Allora, i requisiti per questo glitch ragazzi sono: dobbiamo avere tutte e due lo stesso bunker, una sessione sola in BD che va bene. E io e Dark questo glitch lo abbiamo pensato anche per gli utenti di Xbox One, quindi in questo caso andremo a usare la mira manuale, perché gli utenti di Xbox One non hanno attività recenti e quindi dovranno fare così. Ma questa versione di questo glitch va bene sia per gli utenti di Xbox One che per gli utenti di PlayStation 4, anche se sicuramente quelli di PlayStation 4 sceglieranno la versione più semplice con le attività recenti. Come dicevo, l'altro requisito è la mira manuale, questo per quanto riguarda gli utenti di Xbox One, però potete farlo anche voi su PS4 se siete dei pro. No, scherzo ragazzi, non serve essere dei pro. Dico fin da subito che il glitch non è semplice, quindi dovrete un pochino trovare il timing giusto. Allora, il vostro amico che cosa dovrà fare? Quello che ho appena fatto io, dovrà diventare CEO. Dovrà fare assumi associati, ovviamente sempre nel suo bunker, non dovrà stare dentro al centro operativo, e dovrà posizionarsi sulla schermata nera, ritirati, dovrà fermarsi lì ragazzi. Quindi noi andremo nel nostro com e il nostro amico andrà ad invitarci. Io quello che vi ho fatto vedere è quello che dovrà fare il nostro amico dopo averci invitato. Si dovrà fermare sulla schermata nera. Quindi entriamo nel com, aspettiamo l'invito dell'amico, e una volta che abbiamo l'invito dell'amico accettiamo l'invito e corriamo direttamente verso la porta di uscita. E quando siamo in schermata nera, appena vediamo la schermata nera, gli dobbiamo dire di uscire, di ritirarsi. Se tutto andrà bene ragazzi, ci troveremo nel bunker del nostro amico. Se invece andrà male, saremo o fuori o nel nostro bunker e quindi dovremo ripetere il passaggio. A questo punto, quando saremo nel bunker del nostro amico, andremo qui dal meccanico, premeremo freccia destra e il nostro amico entrerà nel suo com, farà entra con amici ragazzi. Dopodiché sparirà il suo com, ci suicideremo e spawneremo al porto. A questo punto ragazzi, qui quando saremo al porto dovremo chiamare il nostro centro operativo, quindi andiamo a chiamare il nostro centro operativo. State sempre con la speranza che ve lo spawni nel porto e non in culo al mondo ovviamente. E quindi quando avete il vostro centro operativo al porto, l'unica cosa che dovrete fare è richiedere il veicolo che volete sacrificare. Che vuol dire che volete sacrificare? Che dovete buttare una LGRH8 a costo zero o una Faggio, che non deve provenire dalla vostra clubhouse, perché altrimenti non potrete fare il glitch insomma. Io qui in questo caso ragazzi vado a chiedere una LG Retro Custom alla cazzo, perché comunque non avevo LG RH8, non mandava di comprarla, e ho chiesto una LG Retro Custom, quindi andrò a sacrificare questa. Però voi comunque usate la LG RH8 o qualcosa a basso costo. Allora, qui arriva il punto ragazzi per gli utenti di Xbox One e PS4. Allora, in primis, come ho già detto prima, quelli di PS4 possono fare direttamente con un'attività recente, quale la taglia, ha comprato un veicolo o cazzate varie. Invece quelli di Xbox One dovranno fare così: dovranno andare su un partecipa a sessione da una community o una qualunque cazzo di cosa, quello che avranno loro, su un loro amico che magari starà giocando in un'altra sessione, che sono sicuri che c'è in mira manuale, in mira completa,
e faranno un primo partecipa a sessione, ragazzi, come ho fatto io. Ci metterà un po' per fare il recupero dei dettagli, accettate il primo messaggio e skippate il secondo. Dopodiché rifate un partecipa a sessione. Io ve lo sto facendo vedere perché vedete che la seconda volta che lo fate vi appare più veloce. Quindi premete freccia destra, subito doppio tasto PS, partecipa a sessione. Quelli di Xbox One non lo so come faranno, però loro lo sanno. E lo ripetete per due volte mentre state entrando nel com, ragazzi. Fate il partecipa a sessione e poi lo annullate. Accettate il primo e annullate il secondo. Dopodiché andate su Criminal Enterprise Starter Pack. Mi sto diventando dislessico, comunque mi pare che si dice così, sì, si dice così. E aspettate il caricamento, non state lì a spammare X perché non serve un cazzo. Dovete aspettare solo che finisca il caricamento, ragazzi. Quando finisce il caricamento premete X, entrate nello starter pack e una volta entrati nello starter pack, come andremo a vedere, usciremo. Però aspettiamo il caricamento, se no dicono che poi usciremo, ci suicideremo e respawneremo nuovamente al porto, ragazzi. Quindi quando saremo nuovamente al porto, l'unica cosa che dovremo fare è andare su un'attività di queste che sta qui al porto. Quindi entreremo sull'attività. Io non so perché, ragazzi, se ve lo fa anche a voi o se lo farà anche a voi, come ci clicco la prima volta con la freccia destra mi fa un flash nero e mi butta fuori. Però comunque sia, ripremete la freccia destra, entrate dentro la missione e uscite dalla missione. A questo punto l'unica cosa che dovete fare è aspettare il vostro amico, che qui Dark è proprio lento come un bradipo, come una tartaruga, ci ha messo mezz'ora per portarmi una macchina. Però vabbè, che fai? Ci stanno questi dei collaboratori, no? Scherzo Dark, non te la via, sto scherzando. Allora, come dicevo, ragazzi, aspettate il vostro amico che vi porta l'auto e nulla. Quindi intanto, ragazzi, vi faccio vedere ancora la storia del partecipa a sessione. La dovrete usare sempre anche per prendere il veicolo, voi di Xbox One. Quindi la prima volta che lo fate è lentissimo, però la seconda volta, come avete visto, è molto veloce. Intanto che aspettiamo Dark, la tartaruga, che non so dove sta, vi ricordo, ragazzi, il gruppo Telegram, sia per gli utenti di Xbox One che per gli utenti di PS4, dove potete iscrivervi. Si parlerà esclusivamente di GTA, però anche di cazzeggio, quindi se bevate sparacazzate questo è il gruppo giusto. Non è che se voi state lì e sparate una cazzata vediamo l'off topic perché avete sparato una cazzata. Ovviamente quando entrate nel gruppo non rompete i coglioni al prossimo, perché automaticamente se generate flame, cazzate varie, verrete bannati immediatamente, ragazzi, senza diritto di replica. E soprattutto non scrivete in privato ai membri dello staff dicendo insulti o altre cazzate varie, perché anche lì in questo caso sarete bannati. Se volete scrivermi in privato, accetto i vostri messaggi in privato. L'importante è che non siano messaggi del cazzo, ragazzi, perché comunque sia, come ho già detto, c'è bisogno di un po' di rispetto anche nel gruppo, insomma. E che altro dirvi? Vi ricordo il contest dei 10.000 iscritti, ragazzi, quindi Road to 10k. Anche il link del contest lo trovate in descrizione del video insieme a tutti gli altri link dei miei contatti. Dark, sbriga ad arrivare perché mi sono rotti i coglioni di parlare. E quindi niente, adesso vediamo un attimino se arriva Dark e continueremo a fare il glitch, ragazzi. Qui purtroppo, se siete in mira manuale, l'unica cosa che chi vi sta aiutando può teletrasportarsi da una parte all'altra. Però qui Dark purtroppo ci ha avuto un po' dei problemi per quanto riguarda il PSN, le unioni in pratica, per cercare di teletrasportarsi. Ovviamente ci ha messo un po' di tempo, però ho voluto lasciare il video integrale, ragazzi, giusto per farvi capire, diciamo, le cose come stanno, il tempo che ci vuole per fare questo glitch e tutto il resto. Dovete avere veramente molta pazienza. Penso che questa sia una cosa fondamentale per fare il glitch, la pazienza. Quindi a questo punto
credo che Dark stia arrivando. Vediamo un attimino qui se sta arrivando o meno. E che altro devo dirvi, ragazzi? Allora, un'altra cosa, all'interno del gruppo noi facciamo delle attività quasi tutte le sere, quindi chi vuole unirsi si unisca al gruppo e magari vi unite a me, al mio staff, alla mia crew, e magari facciamo delle gare o delle cose insieme. Allora, a questo punto Dark la tartaruga è arrivato, ci ha portato la macchina, e che cosa farà? Andrà nel suo centro operativo e andrà a mandarci un invito al suo centro operativo. Intanto noi che cosa dobbiamo fare, ragazzi? Ovviamente ci metterà la macchina in maniera da tappare il posto del guidatore. Noi che cosa faremo, ragazzi? Dovremmo avere preparata un partecipa a sessione, lo faremo la prima volta come vi ho già detto, e poi lo faremo un'altra volta per assicurarci che è molto veloce il caricamento. Quindi, quando il nostro amico sarà nel suo centro operativo mobile e ci manderà l'invito, come adesso andremo a vedere, io intanto mi assicuro sempre se fa il caricamento veloce o meno. Dopo la prima volta, ragazzi, lo fa sempre molto molto velocemente il caricamento, quindi potete andare sicuri, a meno che non ci avete la connessione di puff, allora quella è un'altra cosa. Quindi a questo punto Dark mi ha mandato l'invito nel suo com, vado ad accettare l'invito nel com, ragazzi, prima verifico sempre per sicurezza se mi carica velocemente, quindi andrò ad accettare l'invito nel com e subito dopo farò un partecipa a sessione, accetterò il primo messaggio, skipperò il secondo, premerò start. Se avete la mappetta tutta nera vuol dire che sta funzionando. Andate su Criminal Enterprises Starter Pack, ragazzi, e aspettate che finisce il caricamento. Se avete direttamente che vi dice premi X e non vi fa entrare, attendete comunque perché è un bug del gioco, quindi magari si schiacciate X e vedete fino a quando non vi fa entrare, ma nel mio caso mi dà il caricamento, quindi aspetto che finisca il caricamento e poi andrò a premere X per entrare nello starter pack. Quindi un attimino, ragazzi, ci vuole un po' di tempo tra un caricamento e l'altro, però il glitch è fattibile, non dico che è facile, ma è fattibile. Una volta che siamo nello starter pack usciamo e contiamo 21-22 secondi, dipende dalla vostra connessione. Quindi una volta che abbiamo contato questa tempistica, ragazzi, questi 20 secondi, andremo a salire in auto. Quindi saliremo in auto e quando saliremo in auto ci sarà questa schermata nera, una breve schermata nera con un piccolo caricamento, e se tutto sarà andato ok, a buon fine, ci troveremo nel nostro com con il veicolo dell'amico. Come ho già detto, non è semplicissimo questo glitch, però non è neanche difficilissimo. Quindi, ragazzi, vedete voi se lo volete fare. Io ve l'ho spiegato anche per Xbox One, per gli utenti di Xbox One, visto che non ci aveva ancora pensato nessuno. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti!